Ciao a tutti, vorrei iniziare oggi, o meglio continuare questa riflessione, sul potere che viene distrutto dall'impotenza di Gesù e quindi dalla forza dell'impotenza con l'Apostolo Paolo, che nella seconda lettera ai Corinzi scrive, la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza una parola chiara, ma è una parola da capire. Altrimenti poi hanno ragione quelli che dicono che i cristiani, che il cristianesimo, lo diceva Marx, è l'oppio dei popoli perché mira a non far riscattare, a lasciare l'uomo nella sua povertà. E Nietzsche ha molto contrastato questa visione di, una, di un cristianesimo che non aiuta, non promuove il riscatto dell'uomo. Chiaramente sia l'uno che l'altro sbagliano, sbagliano partendo dal loro punto di vista. La debolezza la, eh, qui è non la debolezza dell'uomo. È la debolezza di un Dio che si fa creatura, ma questo Dio rivoluziona il mondo e dona la potenza dell'amore. Testimoniare, lo abbiamo già detto nella scorsa puntata, il Vangelo, liberarci dal potere umano, con l'impotenza, la forza dell'impotenza. Testimoniata da Gesù non vuol dire come ho detto essere gli zerbini, non vuol dire uh, lasciar fare, lasciar correre, no, ma anzi, vuol dire rivoluzionare così come ha fatto Gesù il mondo, la logica del potere del mondo con la logica dell'amore. Il potere opprime. L'amore libera, il potere sottomette, l'amore promuove. La logica della debolezza, la forza dell'impotenza di Dio è la forza della non violenza, della non violenza evangelica, è la forza delle beatitudini che mirano a riscattare l'uomo, mirano a far sì che l'uomo torni ad essere ciò per cui è stato creato e torni a riprendersi l'identità, tutto l'uomo, tutti gli uomini, l'identità divina da cui proviene, la matrice, lasciatemi passare questo termine certamente improprio, l'immagine e la somiglianza di Dio. Allora, abbiamo voluto fare queste premesse perché vivere nel mondo, nella storia, dove il potere primeggia, il potere umano, vivere da cristiani, ma anche da uomini liberi, vuol dire assumere la teologia della debolezza che è la teologia di Dio, che è la teologia del figlio di Dio, Gesù, teologia della debolezza. Certamente è una parola che si può prestare a dei rischi, ma cercheremo piano piano, nelle prossime puntate, di capire che cos'è la teologia della debolezza. Grazie, grazie ancora e ciao a tutti.